candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Edilizia Carlo Angelantoni è un'azienda che opera da anni nel settore dell'edilizia. Infatti, propone la propria esperienza attraverso processi innovativi e una comunicazione sempre in evoluzione per approcciare mercati e spazi emergenti. L'azienda realizza opere edili, stradali, ferroviarie, acquedotti, fognature. Edilizia Carlo Angelantoni garantisce impegno, puntualità, prevenzione e sicurezza del lavoro e dei cantieri. Infatti, l'azienda si distingue per le competenze tecniche, per l'ottima qualità dei materiali utilizzati e per le costruzioni e per le rifiniture. L'edilizia Angelantoni di Carlo Angelantoni si trova a Frazione Ponte Cuti Todi, Perugia. Telefono 347 94 35 610. Edilizia Carlo Angelantoni. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Un nuovo appuntamento con l'Angolo del Consumatore. Il ringraziamento va al delegato responsabile, l'avvocato Diego Florio. Oggi con l'avvocato parleremo delle violenze domestiche, quindi parleremo delle novità. Novità, sì, stavolta addirittura dalla Corte Costituzionale, niente meno, la sentenza di dicembre che riguarda questo caso molto delicato e anche un po' fastidioso, insomma, perché parliamo di violenze domestiche, neanche a dirlo. E in pratica questa sentenza ha un po' allargato il raggio d'azione di quella che era già una normativa introdotta nel 2013. L'ha allargato nel senso che prima di tutto tema di competenze, che prima il reato era comunque appannaggio del giudice di pace e adesso invece è stato passato al tribunale. Questo significa che il giudice di pace in sostanza non può disporre misure cautelari in generale, come questa appunto, mentre il tribunale invece può farlo. Per cui c'è stato questo passaggio di competenze, ma allo stesso tempo è stata allargata la platea dei soggetti che sono comunque coinvolti in casi del genere, che prima era limitato in sostanza più che altro a nuclei familiari tra coniugi, tra gente sposata di sesso diverso, eccetera. E adesso invece è stato allargato a unioni civili, convivenze di fatto e quant'altro. Inoltre prima era necessario che le lesioni fossero di una certa rilevanza, invece adesso è sufficiente anche che ci siano insomma lesioni lievissime, cioè, quindi anche cose molto stupide, ma insomma diciamo è il gesto in sé che viene punito e quindi in pratica qualsiasi tipo di violenza, diciamo così, che provochi una qualunque tipo di lesione deve essere punito. Tra l'altro dicevo prima appunto il discorso delle persone che possono essere coinvolte, non erano compresi neanche i figli naturali, cioè quelli che nascono fuori dal matrimonio, da un rapporto diciamo ufficializzato. E invece adesso appunto qualunque figlio che sia naturale, adottato, legittimo, eccetera, è comunque tutelato in questo senso e quindi qualunque tipo di episodio che si verifichi in un ambito nucleo diciamo familiare, ma quelli che ho detto, viene punito in questo modo, cioè punito, si può adottare, viene punito penalmente, è ovvio, come lesione, maltrattamento familiare, ma si può applicare questa misura cautelare, l'allontanamento dalla casa familiare, e quindi al soggetto viene imposto di non avvicinarsi ai soggetti che sono stati ovviamente vittime di questi maltrattamenti o lesioni. Avvocato, ma come ci si difende legalmente?
E la strada legale è quella di denunciare prontamente casi del genere perché ormai abbiamo imparato che purtroppo la cronaca insegna che casi anche se lievi, anche se lievi, comunque vengono lasciati, come dire, si chiude un occhio. Questo è il succo. E poi succede che nel tempo, come dire, colpevole, diciamo così, questo che comunque si macchia di certi tipi di reati e se ne approfitti, perché se non viene denunciato subito poi si innesca comunque a livello psicologico una sorta di libertà di comportarsi in questo modo e poi c'è sempre comunque una involuzione, evoluzione, non so come dire, ma comunque va peggiorando perché appunto diciamo, non vengo denunciato, per cui quello che faccio passa sempre in sordina, questo è il succo. È difficile ovviamente in ambiti familiari di qualsiasi tipo poi passare a denunciare un parente, il coniuge, il convivente, quello che sia, però è ovvio che per tutelarsi sarebbe il caso di fare la denuncia comunque subito. Benissimo, ringraziamo l'avvocato Diego Florio, vi ricordo responsabile delegato di Confcontribuenti Italia Perugia. Lo studio si trova in via Cartolare numero 25 nel bellissimo centro storico di Perugia, telefono e fax 075 76 11 397, cellulare 338 60 75 395, confcontribuentitalia.perugia@gmail.com. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, con un bellissimo sfondo del TAV di Umbria Verde qua a Massa Martana, in mia compagnia una campionessa senior, nonché Fiammetta Rossi. Fiammetta, ma chi è Fiammetta Rossi? Rossi, sono io. Quindi buonasera a tutti, io sono Fiammetta Rossi, ho 23 anni circa. Sono 5 anni che sparo questo bellissimo sport, vengo da un altro sport. E ho vinto un mondiale universitario lo scorso anno in Malesia, ho fatto un argento individuale in Maribor 2015, presenza in Coppa del Mondo Senior, mondiale e sono molto contenta. Questo sport è uno sport bellissimo che mi sta dando tanto, richiede tantissimi, tantissimi sacrifici che però vengono ripagati alla lunga, però vengono ripagati. Benissimo, quindi avete capito chi è Fiammetta? Non ho una persona comune, una persona importante. Fiammetta, quanto è importante il tiro a volo? Ah, per me è tutto. Io appartengo al gruppo sportivo delle Fiamme Oro che devo appunto ringraziare perché mi sono a fianco in questo cammino che mi auguro sia il più lungo possibile per entrambi. È tutto. Per me la mia vita gira tutta quanta attorno al tiro, che è un insieme di tante piccole cose che va dalla preparazione mentale alla fisica, a stare attenti a mangiare, richiede tantissime cose. Però è uno sport veramente, veramente, veramente bello, unico quasi. Fiammetta, nel settore giovanile, quanto è importante a livello nazionale? Moltissimo. Il settore giovanile saranno i ragazzi che un domani daranno il cambio ai senior e devono dare delle basi ottime. Il tiro a volo in Italia è molto, molto famoso, diciamo, è molto praticato e siamo.
possiamo dire anche più forti al mondo, la nazionale da battere siamo sempre. E il gruppo sportivo, specialmente nei bambini, il settore giovanile è fondamentale, devono dare delle basi forti, così possono crescere nel migliore dei modi. Bene, ringraziamo Fiammetta Rossi. Ciao a tutti, alla prossima. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Un nuovo appuntamento con allenamento, alimentazione e recupero. Grazie al dottor Francesco Lampredi, nutrizionista. Oggi con Francesco parleremo delle tante diete che ci sono e che cosa ne pensi? Allora, io una cosa che ci tengo a dire è che sicuramente si trova sempre cosa trattenere di buono da tutte le mode, tutte le tradizioni che escono fuori. Ma io poi cerco di confrontarmi sempre il più possibile con la letteratura scientifica. Ma la verità è che l'80% dei risultati che si possono desiderare dall'alimentazione, ma così come anche dall'allenamento, dipendono poi dal 20% dei particolari, cioè tanti dettagli dispersivi, quelli un po' da pagina Facebook o da googolata per intendersi, finiscono poi per portare altrove l'attenzione e non si va a vedere quello che veramente è importante, e cioè principalmente la composizione della dieta in termini di macronutrienti, cioè di carboidrati, grassi e proteine. Tante volte vedo persone che stanno attenti prima all'integratore che non a come mangiano a tavola, oppure che si preoccupano di quale tisana prendere, ma poi che ne so, pretendono di dimagrire con metodi un po' artigianali, no? Tutto qua, nel senso, la prima cosa da tenere sotto controllo è la composizione della dieta. Una volta fatto questo, si è fatto l'80% del percorso. Molto bene, ringraziamo il dottor Francesco Lampredi, nutrizionista. Chi volesse contattarlo personalmente lo può fare al 388 090 34 20. Ci troviamo presso la Sestito Academy in zona industriale Bastia Umbra, via dei Tigli numero 17. Allenamento, alimentazione, recupero. Lavorato dai norcini con mani sapienti e cura paterna. Stagionato nei luoghi dove l'aria e l'umidità lo rendono unico ed inimitabile. Controllato in ogni fase della lavorazione, come solo un padre sa fare. Questo è il nostro prosciutto. Prosciutto di Norcia, IGP. Sappiamo come farlo, da sempre. Nella periferia perugina, in via Sette Valli al numero 121, nasce Ferramenta Lopez. Offre a tutta la clientela di acquistare
acquistare articoli di ferramenta, idraulica, edilizia e giardinaggio, articoli di altissima qualità. Il fiore all'occhiello della ferramenta Lopez sono la duplicazione delle chiavi della propria automobile, della moto o dello scooter e inoltre duplicazioni radiocomandi per cancelli, un kit di sicurezza per garage. La ferramenta Lopez si distingue da uno staff altamente qualificato e professionale sotto ogni punto di vista. Quindi, cosa aspettate? Contattate Ferramenta Lopez al numero 075 505 2309, via Sette Valli 121 Perugia. Aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13, dalle ore 15 alle ore 19. Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13. Ferramenta Lopez, @libero.it. Ferramenta Lopez, la tua ferramenta vicino a casa. Salve a tutti, mi trovo presso la Ferramenta Lopez. Ora lascerò la parola a Gio Lopez, la titolare, che ci parlerà di un kit di sicurezza. Sì, salve a tutti, continuiamo a parlare della sicurezza, in questo caso parliamo della sicurezza del garage, del vostro garage, che è la parte più vulnerabile della vostra abitazione e spesso non prestiamo attenzione, invece nell'ultimo periodo sappiamo tutti che è stato preso di mira dai ladri e come vedete, non so se riuscite, hanno un modo molto facile per entrare perché basta che tagliano e mettendo la mano riescono ad aprire in maniera molto veloce e facile il vostro garage. Per questo noi proponiamo questo nuovo articolo che è composto da una piastra di sicurezza con un cilindro europeo di sicurezza e quindi diciamo che andiamo ad evitare ai ladri che possano entrare con questa facilità nelle vostre garage. E quindi vi aspetto sempre nel mio negozio qui in via Sette Valli, il nostro negozio di ferramenta, e se avete bisogno anche abbiamo un tecnico che possiamo inviarvi per un sopralluogo gratuito. Vi aspetto, arrivederci. La Ferramenta Lopez si trova in via Sette Valli al civico numero 121 a Perugia, telefono 075 505 2309, orario di apertura dal lunedì al venerdì 8.30 13, 15 19, sabato 8.30 13. L'impresa edile alle Grucci Davide opera con professionalità e competenza da diversi anni in tutta la regione Umbria. L'impresa edile si occupa di ristrutturazioni edili, pavimentazioni, rivestimenti, tintaggiature, progettazioni, manutenzioni e coperture. Tutti i materiali utilizzati per le ristrutturazioni e i lavori di interni, cemento e mattoni, rivestimenti impermeabilizzanti, intonaci e pitture, tutti di ottima qualità, scelti fra i migliori del mercato. L'impresa edile alle Grucci Davide effettua sopralluoghi gratuiti, direttamente a casa tua. Quindi desideri ristrutturare completamente la tua abitazione? Contatta i numeri 335 61 88 677 333 31 17 693. Impresa edile alle Grucci Davide, creare, valorizzare, proteggere. L'impresa edile alle Grucci Davide si trova in strada Nerbone Lanciafame numero 9, Perugia. Amici carissimi dell'Umbria Vere di Giada, salve a tutti. Un nuovo appuntamento con la legge a portata di tutti. Grazie all'avvocato Francesco Gagliardi e grazie allo studio legale Gagliardi e Lupini. Oggi insieme all'avvocato Gagliardi parleremo di fauna selvatica. Avvocato, ben trovato. Quali sono le problematiche relative alla gestione della fauna selvatica? Buonasera a tutti. Diciamo anzitutto che questo è un problema che attanaglia un po' tutte le regioni in Italia. Do un dato, solamente nel 2017 ci sono stati 112 incidenti gravi, di cui 11 mortali e tutti gli altri con feriti e con danni materiali molto ingenti. Per cui è una problematica che riguarda da vicino i cittadini che si trovano spesso a fronteggiare danni da animali selvatici che si trovano a transitare lungo le strade.
è una problematica che è stata affrontata fino ad oggi a livello regionale, manca una normativa nazionale di riferimento per cui varia da regione a regione anche la soluzione e le soluzioni che vengono apportate al caso concreto. Qual è la situazione, avvocato, in Umbria? In Umbria registriamo un cambio di normativa di riferimento a livello regionale, perché fino a qualche anno fa esisteva un fondo di garanzia che serviva appunto a tutelare gli automobilisti che incappavano in incidenti stradali da fauna selvatica. La regione aveva costituito un fondo attraverso il quale risarcire gli automobilisti che avevano ricevuto danni nel corso di questi incidenti. Da qualche anno a questa parte la regione dell'Umbria ha eliminato questo fondo, anche in virtù delle ristrettezze economiche che attanagliano gli enti, per cui diciamo che oggi è in via stragiudiziale pressoché impossibile in Umbria ottenere risarcimento del danno per incidenti provocati dalla fauna selvatica. Avvocato, ma quali sono le novità in materia? Allora, dobbiamo anche in questo caso registrare una sorta di restrizione da parte della giurisprudenza riguardo alle ipotesi risarcitorie. Mentre in passato era molto più facile ottenere il risarcimento del danno perché veniva riconosciuta una sorta di responsabilità oggettiva in capo alla regione o alla provincia a seconda della normativa vigente, in quanto venivano considerati responsabili coloro che erano i proprietari della fauna selvatica, quindi la regione o la provincia, oggi viene applicato un principio giurisprudenziale molto più restrittivo, che è l'articolo 2043 del Codice Civile, che prevede a carico dell'automobilista la prova che l'ente non abbia potuto in alcun modo intervenire per tutelare la circolazione stradale. Si tratta di una sorta di prova diabolica che è difficile offrire, per cui dobbiamo amaramente registrare come ci sia un'impossibilità da parte degli automobilisti di ottenere il risarcimento per i danni subiti. Il nostro augurio è che ovviamente gli enti si facciano carico della responsabilità verso coloro che usufruiscono delle strade, perché ogni anno gli incidenti stradali diventano sempre più numerosi e sempre più importanti sono i danni che vengono arrecati. Benissimo, noi ringraziamo l'avvocato Francesco Gagliardi, vi ricordo la legge a portata di tutti. Inoltre Studio Legale Gagliardi e Lupini si trova in via Madonna dei Perugini numero 1 a Gubbio, telefono 075 46 54 185. Amici carissimi dell'Umbria Vere di Giada, salve a tutti. Sempre qua alla Marco Migni che noi ringraziamo miliardi di volte perché è venuto qua di nuovo a trovarci dal lontano oriente Mister Fachiro Vladimiro. E il Fachiro è arrivato, sempre da questo lontano oriente. Ah, oggi è cattivo? Come mai? Sono un po'... ho dormito male oggi, non sono tanto in forma. E come mai? No, come dicevo, ho dormito male, stanotte ho dormito poco. E perché? Perché... Dica! Perché stanotte ho fatto all'amore. Ambe, quindi anche lei fa quelle cose là. Beh, come no, certo, beh, ci mancherebbe, quando c'ho il tempo libero. Perché è sempre impegnato? Abbastanza. E oggi ci fa vedere, che cosa ci fa vedere? Tanto ormai Fachiro Vladimiro, lei è di casa. Sì. Dura, stasera vi voglio far vedere una cosa particolare, però mi serve una velina, perché voglio fare il provino a Italia Got Talent. Ah, mi ci porta anche a me? Mi serve una velina, in effetti. E allora vengo anche io. E allora le lascio disponibilissima. Va bene. Speriamo che nessuno pensa male. No, speriamo di no. E allora iniziamo. Va bene, musica. We'll be right back.
bambini voglio dire che quello che sta facendo Mr. Fachiro Bradimiro in questo preciso istante non lo fate perché è molto pericoloso, eh? Solo chi fa la scuola circense se lo può permettere di fare, va bene? Quindi, Fachiro, è pronto? Vada! Aia, invece il nostro Fachiro ce l'ha fatta! Bravissimo! Fachiro non sta rispondendo. Fachiro? Vladimiro? Ci sei? Tutto a posto? Bravo Fachiro! Bravo, sì. Sì. È andata bene anche questa volta. Bene, Mr. Fachiro ci fa sempre divertire con le sue performance. Voglio ringraziarlo perché è sempre qua con noi, qui alla Marco Migni. Ringrazio 300 miliardi di volte la Marco Migni che ci sta ospitando per fare vedere a tutti voi quello che Fachiro Bradimiro sta facendo. Ma Fachiro Bradimiro non fa solamente queste cose qua alla Marco Migni, ma lui ha un'associazione dove grandi e piccini si potranno divertire, quindi contattatelo sulla sua pagina Facebook. Tanti mi piace, tanti like a Fachiro Bradimiro e sul mio canale YouTube L'Umbria Verde di Giada News. Ciao amici! Vuoi migliorare il benessere psicofisico della tua persona? O ciò che fa per te? Studio medico Dottor Gino Ferroni, medicina estetica, epilazione laser, LPG, lipodren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, TECAR ultrasuoni, ionoforesi, TENS, laser, onde d'urto. Lo studio medico Dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51. Telefono 075 800 1608. ferronigino60@gmail.com. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Sono in compagnia del dottor Gino Ferroni, medico esteta, e oggi parleremo di pillole di saggezza come tutte le settimane. Dottor Ferroni, bere o non bere? Grazie Giada, mi incuriosisce questa domanda perché è il periodo in cui con il sole si inizia a pensare all'estate, è il periodo in cui si pensa di perdere qualche chilo che si è accumulato durante l'inverno. E c'è questa tendenza, naturalmente, a considerare il bere molto, come una tecnica quasi di dimagrimento. Il bere, naturalmente, è fisiologico. Dal 1921-22 fu fatto uno studio dove un medico riuscì a stabilire che in una persona di peso medio, 70-75 kg, altezza media, necessitava di circa 2 litri di liquidi al giorno. E da lì partì questo, diciamo, questo discorso che bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno.
Questo è un po' un errore, perché quella considerazione fu fatta sulla necessità di acqua che ha l'organismo, senza tener presente che l'acqua è contenuta in tutti gli alimenti, dalla frutta alle verdure. Poi naturalmente che succede? Se uno beve troppo, l'organismo, soprattutto le donne che vengono da me, è arrivata una signora giorni fa, mi ha detto che beveva circa 4 litri di acqua al giorno, perché mi diceva ha ritenzione. Ma se c'è ritenzione e si beve di più, aumenta la ritenzione. Poi che succede nel periodo estivo? Con la sudorazione, se c'è troppo liquido nel nostro organismo, l'organismo tende a perdere questi liquidi. Soltanto che l'acqua non è formata soltanto la tipica molecola H2O, soltanto solo acqua, ma ci sono tante altre sostanze nell'acqua, dal calcio, il ferro, lo zinco, il potassio, il magnesio. Si perdono anche questi elementi. Perdendo questi elementi, la persona poi ha una condizione di leggera astenia. C'è un afflusso continuo nelle farmacie o nelle sanitarie ad acquistare prodotti integrativi a base di potassio, a base di magnesio. Quindi non facciamo altro che introdurre, perdere e reintrodurre. Come bisogna bere? I beduini, quando bevono? Prima dell'alba e al tramonto, perché se durante il giorno bevono, sudano, perdono minerali, aumenta la sete. Aumenta la sete, perdono più minerali. Questo circolo continuo. Quindi come bisogna comportarsi? Sappiamo che già in media un litro di acqua al giorno la ingurgitiamo con gli alimenti. Un altro litro la possiamo aggiungere, però l'importante è bere quando uno ha sete. Se naturalmente c'è un piccolo eccesso, possiamo anche farlo, però non si può dire di prevenzione. Bere a digiuno, cioè chi beve due bicchieri a digiuno, due bicchieri prima di pranzo, due bicchieri prima di cena, e una signora beveva durante la mattinata. Durante la mattinata basta prendere un frutto, basta prendere una verdura che contiene degli zuccheri, che contiene, quindi c'è un po' di tono, c'è un leggero aumento del, diciamo, anche della forza. Basti pensare al paziente con diabete che ha fatto una dose in più di insulina, cala la glicemia, basta una caramella, basta un po' di zucchero per tirarlo su. Chiaramente mangiando una frutta la mattina o nel pomeriggio abbiamo un vantaggio molto molto maggiore. I due bicchieri d'acqua presi a metà pomeriggio, a metà mattina, prima di andare a letto, non ce n'è la necessità. Bisogna bere quando uno ha sete, è un meccanismo fisiologico, altrimenti l'organismo elimina l'acqua in eccesso. Addirittura la donna con la cellulite c'ha una ritenzione, quindi c'è quasi anche un peggioramento della cellulite nel bere troppo. Il bicchiere in più lo accetto. Poi naturalmente il bere lontano dai pasti, l'acqua non è formata, non è solo acqua, sono tutti questi minerali che stimolano sempre il sistema dello stomaco, le cellule dello stomaco, a secernere delle sostanze per la digestione. Anche l'acqua crea questo meccanismo, quindi c'è sempre quel senso di quasi una fame che la donna si porta per tutto il pomeriggio. Mangiando mezza frutta elimina questo disturbo senza ingurgitare quei due bicchieri di acqua che non hanno sinceramente nessuna funzione. Bere sì, ma in modo regolare, adeguato, ascoltare il nostro organismo, che il nostro organismo ci dà i giusti messaggi. Ci dà il messaggio quando dobbiamo naturalmente andare al bagno, ci dà il messaggio quando dobbiamo bere, ci dà il messaggio quando dobbiamo mangiare. In due parole, certo, un argomento è talmente vasto che ci vorrebbero delle giornate Giada per dirlo, però ecco, in due parole penso di aver dato un messaggio giusto. Bere quando, mi ripeto, bere quando uno ha sete. Importante anche quando uno ha sete bere un bicchiere di acqua, aspettare 20 minuti, se la sete cessa, stop, altrimenti si può bere anche un altro mezzo bicchiere di acqua. Non so se sono stato chiaro, ho provato ad essere chiaro e ti ringrazio per questi minuti e queste piccole delucidazioni. Ed evitare pazienti come la paziente che ho detto è arrivata la settimana scorsa,
dicendo che beveva 4 litri di acqua al giorno. Grazie per l'attenzione. Grazie dottor Gino Ferroni, sempre chiaro nell'esporsi, ci ritorneremo sopra su questi argomenti. Vi ricordo che il dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze 51, 075 800 1608 e chi volesse parlare direttamente con lui lo può fare al 335 43 45 84. Ferroni Gino, @virgilio.it. Il centro estetico Progetto Immagine, oltre al solarium, lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso, ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione temporanea e definitiva e anche centro di dimagrimento. Il centro estetico Progetto Immagine si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51, telefono 075 80 11 351.